aperto ufficialmente alla Galleria Rizzardi di Feltre, la nuova esposizione dedicata ai pittori feltrini del Novecento. Trova posto nella sala Silvio Guarnieri ed attualmente ospita 27 opere firmate da vari artisti quali Tancredi Parmeggiani, Bruno Milano, Walter Resentera, Gianni Palminteri, Romano Ocri, Vittore Bonsembiante, Giampiero Facchin, Renato Soppensa e Rino D'Ambrosio. Opere in parti derivanti anche da significative donazioni di privati. Un'ulteriore offerta culturale quindi che il Comune di Feltre mette a disposizione della cittadinanza e dei turisti, come spiega Samuele Spada, consigliere comunale con delega alla cultura. Questa sala si inserisce sicuramente all'interno di un progetto di valorizzazione del nostro patrimonio museale che è ricchissimo. Vediamo degli artisti locali, diciamo di un notevole livello, ma che non hanno appunto soltanto un respiro locale, ma ben oltre, anche internazionale, in quanto la loro arte appunto è conosciuta anche al di fuori del territorio nazionale. La conservatrice dei musei feltrini Tiziana Casagrande illustra ulteriori caratteristiche della nuova sala espositiva. La sala era stata dismessa e finalmente le opere trovano una collocazione, una nuova collocazione che dà spazio anche alle recenti donazioni, per esempio quella importante delle sorelle Bonsembiante, acquisita nel corso degli ultimi mesi.